Pace e bene a tutti, benvenuti e bentornati al nostro appuntamento con la santità. Oggi, 11 febbraio, ricordiamo la Madonna di Lourdes. Ascoltiamo. In una grotta lungo il fiume Gave, vicino alla rupe di Massabielle, la Vergine apparve per ben 18 volte a Bernadette Soubirous, una ragazza di 14 anni, gentile, cagionevole e appartenente ad una povera famiglia che abitava in un luogo umido e inospitale. La prima apparizione risale all'11 febbraio del 1858. In quella occasione Bernadette vide una figura che aveva l'aspetto di una ragazza di 16 o 17 anni, vestita di bianco, con una fascia azzurra che scendeva lungo l'abito, e sulla testa un velo bianco che ricadeva fino alla fascia. Dal braccio le pendeva un grande rosario, dai grani bianchi, legati da una catenella d'oro, mentre sui piedi nudi brillavano due rose, anch'esse di oro lucente. La donna le fece cenno di avvicinarsi. Bernadette esitò. Non aveva il coraggio di farlo. Poi recitarono insieme un rosario, terminato il quale l'apparizione scomparve. Le compagne e la sorella con le quali era andata alla grotta non videro e non si accorsero di nulla. Raccontò l'accaduto anche alla madre, che le proibì di tornare alla grotta. Intanto la voce si spargeva e il 14 febbraio le ragazze della sua età convinsero la madre di Bernadette di darle il permesso per far ritorno alla grotta. Bernadette conservava un po' di timore, quindi andò in chiesa a prendere dell'acqua benedetta per aspergere la grotta, per paura che quelle visioni non fossero divine. Alla nuova apparizione Bernadette strasse la corona e recitarono insieme il rosario. Poi, nell'apparizione del 18 febbraio, la signora chiese a Bernadette di tornare alla grotta per 15 giorni consecutivi e di dire ai sacerdoti di costruire una chiesa sul luogo delle apparizioni. Bernadette fece esattamente ciò che le era stato chiesto. Il 24 e il 25 febbraio la signora invitò Bernadette a scavare con le mani sul lato sinistro della grotta, dove cominciò a sgorgare dell'acqua. Il 25 marzo la signora rivelò finalmente il suo nome. Io sono l'Immacolata Concezione. Il dogma dell'Immacolata Concezione, cioè una verità della fede cattolica, era stato proclamato da appena 4 anni da Papa Pio IX, con un seguito di opinioni contrastanti. Così la Vergine pose fine a questi contrasti, confermando con la sua apparizione il dogma pontificio. Il nome della signora vestita di bianco che Bernadette comunicò all'abate Peyramale, quindi, tolse ogni dubbio sulla veridicità delle apparizioni e da quel momento il cammino verso il loro riconoscimento ufficiale poteva procedere speditamente, fino alla lettera pastorale firmata nel 1862 dal vescovo di Tarbes, che consacrava Lourdes Santuario Mariano Internazionale. Bernadette, alla quale la signora aveva detto: «Non vi prometto di farvi felici in questo mondo, ma nell'altro», morirà il 16 aprile del 1878, all'età di 33 anni. Fratelli e sorelle, che dire durante questo periodo, questa giornata in cui ricordiamo Maria Santissima, quando parliamo della sua santità, c'è solamente, io credo, da tacere e da contemplare. Questa mamma celeste che ci accompagna durante tutta la vita ed è presentissima nella storia, in particolare a Lourdes, dedicandosi alla cura e al sostegno della sofferenza. Anche Padre Pio, sappiamo dalla testimonianza di qualche confratello, aveva nel suo cuore il desiderio di poter andare a visitare Lourdes, ed in particolare alla sua figlia spirituale Raffaelina Cerase così dice: «Credo essere volere di Dio che voi vi rechiate a visitare la bella Vergine di Lourdes.
Anch'io vado vagheggiando da molti anni una tal visita, ma mi avvedo però che rimarrà sempre un pio desiderio. Non fatevi sfuggire questa bellissima occasione che il cielo vi offre. Andate, sì, ve ne prego, a visitare la Bianca Signora e pregatela per tutti i bisogni di Santa Chiesa ed in modo speciale, pregate per la povera anima mia. Oh, potessi anch'io seguirvi in tal visita, che fortuna e che insigne favore del cielo sarebbe per me, ma sia fatta la volontà del Signore. Sulla scia di questo consiglio di Padre Pio, allora, perché non pianificare nell'immediato futuro un pellegrinaggio proprio alla Madonna di Lourdes, proprio pregando per queste intenzioni, per le necessità della Chiesa, per quelle dei malati e ovviamente anche per noi stessi. E se poi non dovesse esserci possibilità, come è stato per Padre Pio, non disperiamo, perché la Madonna ci ascolta ovunque ed è questa occasione speciale per ricordare anche quanto sia potente ed efficace la preghiera del Rosario recitata quotidianamente con il cuore. Santa Maria, prega per noi.